Convido il professor Alain Gousseau. Bene, dovete scusare se non parlo il portoghese, anche se sto imparando molto rapidamente questi giorni. È la prima volta che io vengo in Brasile, nella città di Salvador. Ringrazio i colleghi, le colleghe, gli amici e le amiche del forum sulla demedicalizzazione che mi hanno invitato, le colleghe e colleghe delle università che mi hanno fatto venire qui. E sono felice di essere qui, intanto per scoprire la vostra gente, il vostro paese, che per me è il paese anche di Amado, Jorge Amado, di Paulo Freire, e che quindi ha avuto anche un'importanza nella mia formazione personale. Ed è un paese che si lega molto al paese dal quale io vengo, che è l'Italia. E ci lega qualcosa in comune, al di là delle differenze. La prima cosa, e vedremo, riguardo il tema dei rischi della medicalizzazione, è quella della nostra umanità comune. La seconda cosa è che apparteniamo, dal punto di vista culturale, a una civiltà comune, che è la grande civiltà latina, che è alla base della cultura umanistica. E io tengo a dirlo perché in questo momento, in questa fase della globalizzazione culturale, di questo imperialismo culturale anglosassone che sta dominando il mondo, e sicuramente una delle maggiori forze di resistenza alla colonizzazione viene dal mondo latino. Questo è vero in Sud America, ma vi assicuro che è vero anche in Europa. Italia, Spagna, Portogallo, per certi versi i greci, con tutti i drammi che stanno vivendo i greci in questo momento, stanno cominciando a reagire alle politiche di imposizione economica, finanziaria e culturale che sta sviluppando il capitalismo finanziario a livello mondiale, l'aristocrazia finanziaria, no? E quindi per queste ragioni anche i discorsi che ho sentito ieri, oggi, mi trovano molto in sintonia. Anche in Italia ci sono molte preoccupazioni rispetto all'aumento delle disuguaglianze davanti all'istruzione, alla tendenza a stigmatizzare, etichettare, catalogare gli studenti, gli alunni, la popolazione scolastica su delle basi che vengono dichiarate scientifiche ma che non lo sono, che sono spesso puramente ideologiche, no? Ma che hanno una funzione essenziale, che è quella di costruire dei dispositivi di controllo sociale, impedire che si possano esprimere le soggettività, le libertà, e che si possano sviluppare dei meccanismi di solidarietà, di incontro, di scambio, di relazione tra le persone di culture diverse, ma anche negli stessi paesi, nelle nostre classi, nelle nostre scuole, tra gli alunni provenienti da ceti e da orizzonti diversi. Credo che i due concetti fondamentali che attraversano tutta la discussione che c'è qui e che c'è anche altrove, che c'è anche in Italia in questo momento, sono il primo, il concetto di dignità, la lotta contro le forme, le nuove forme di dominio, di discriminazione, continua ad essere una lunga lotta di resistenza e di lotta per la dignità umana, che vuol dire la dignità del bambino, la dignità della sua famiglia, la dignità delle persone che si trovano in condizione estremamente difficile, in condizione
di marginalità, di oppressione, di sfruttamento. Quindi parlare di educazione, parlare di istruzione, vuol dire parlare di dignità. L'altro concetto fondamentale dal mio punto di vista è quello di uguaglianza. Badate, le classi dominanti sono molto brave a parlare di libertà. Il fatto è che tutte le libertà non sono uguali. Per esempio in Italia la libertà di Berlusconi non è la libertà dell'operaio, del muratore, del contadino, del disoccupato. La libertà del figlio di Berlusconi non è la libertà dello scugnizzo napoletano che vive per strada. Quindi bisogna assolutamente rimettere al centro di quello che proverò di fare adesso, di tutto il nostro ragionamento sull'educazione, sui rischi di medicalizzazione, rimettere al centro il concetto di uguaglianza. E il concetto di uguaglianza che ci lega alla concezione che noi abbiamo dell'educazione, anche perché viviamo una profonda crisi dei modelli educativi. Per esempio, c'è una marginalizzazione anche in ambito culturale e scientifico di discipline come le discipline umanistiche o la pedagogia, per esempio, e non è casuale. Perché quando noi parliamo di pedagogia parliamo di apprendimento e soprattutto, badate, parliamo del fare, della prassi, della pratica nelle relazioni. E c'era un signore che si chiamava Vladimir Ilyich Ulyanov che si fece una domanda a suo tempo: che fare? E c'era un altro signore che si chiamava Karl Marx che diceva: non basta interpretare il mondo, bisogna trasformarlo. Ecco, l'azione pedagogica è una pratica che è dentro dei processi concreti di trasformazione nella quotidianità e nella vita reale delle persone. L'educazione ha a che fare con questa pratica e in quanto pratica nelle relazioni, nella formazione dell'uomo e del cittadino, diventa anche una teoria, cioè un modo di concepire e di vedere il mondo e le relazioni umane. Allora, capite che questo ha delle implicazioni molto grosse e non è casuale se avvengono dei tagli nelle politiche finanziarie all'istruzione, alla formazione, alla ricerca, all'università. Non è affatto casuale, come non è affatto casuale, lo vedremo, che nelle formazioni che vengono propinate agli insegnanti, ai futuri insegnanti, sono formazioni dove domina essenzialmente il tecnicismo, lo sguardo clinico, la visione classificatrice e una concezione fortemente competitiva e individualistica della valutazione degli apprendimenti degli alunni. Allora, quanti insegnanti oggi, come dire, torno al discorso di prima, se la pedagogia e l'educazione pratica e trasformazione, e badate che i grandi educatori del passato, Pestalozzi, lo svizzero, Maria Montessori, che ha agito nel mio paese, che è conosciuto nel mondo intero, Célestin Freinet, di cui vi parlerò dopo, il grande educatore francese che tra le due guerre ha inventato il metodo cooperativo in educazione, John Dewey, lo statunitense che scrisse questo libro straordinario Democrazia e Educazione, il vostro Paulo Freire, no? E tutti questi grandi educatori, pedagogisti, si sono nella loro esperienza concreta e pratica e nella loro pratica interrogato sulla trasformazione,
sull'idea che l'alunno che è in situazione di apprendimento è un ricercatore in azione e che nel fare e nell'esprimersi quest'alunno si forma, quest'alunno cresce, quest'alunno acquisisce autostima, fiducia in se stessa, quest'alunno si emancipa. Cioè, per questi grandi educatori l'educazione è innanzitutto emancipazione. Allora, oggi il problema è che noi abbiamo in Italia, ma mi pare che in Brasile e in questo siamo simili, le problematiche sono si assomigliano, e in Italia la scuola, io sostengo la tesi seguente, ma non solo in Italia, credo un po' in tutto il mondo, è letteralmente colonizzata. Secondo me bisogna utilizzare culturalmente il paradigma della colonizzazione. La scuola è colonizzata dallo sguardo e dal paradigma diagnostico, clinico-terapeutico, e questa colonizzazione funziona esattamente come il meccanismo del rapporto tra il dominatore e il dominato. Molti insegnanti vivono un complesso di inferiorità nei confronti degli esperti in psicologia clinica, degli esperti in neuropsichiatria, degli esperti in didattica trasformata in tecnicismo. Cioè, molti insegnanti sono due grandi problemi nel mondo della scuola oggi in Italia, ma credo che forse anche in Brasile. Da una parte questa tendenza a guardare dal punto di vista diagnostico lo sviluppo del bambino e di mettere l'accento sulle presupposte diversità. Per esempio, in Italia abbiamo una grossa esperienza fatta con i bambini con disabilità. I bambini disabili con deficit sensoriale, deficit motorio, deficit intellettivo. Sentivo prima si parlava di bambino autistico, io mi occupo da anni di queste situazioni. Questi bambini sono nella scuola di tutti e nelle classi normali, con la presenza di mediazione e di mediatori. Per esempio, sono degli insegnanti complementari specializzati che collaborano con l'insegnante di classe per favorire l'inclusione del bambino disabile e per permettere agli altri bambini di rapportarsi con l'altro diverso da sé e imparare il fatto che l'altro esiste e imparare qualcosa dall'altro. No? E questa esperienza italiana dell'integrazione e dell'inclusione dei bambini disabili nella scuola di tutti è nata quasi 40 anni fa, nel 1977, e ha portato un'enorme rivoluzione culturale nella concezione della disabilità, del rapporto tra normalità e anormalità, del rapporto tra salute e patologia e del modo di rispondere alla grande questione del come non adattare i bambini diversi alla norma e al contesto o a dei comportamenti e delle condotte che noi consideriamo come normali, ma rendere accessibile a tutti l'uguaglianza delle opportunità nell'accesso ai saperi, alle conoscenze e all'esperienza sociale. Cioè garantire i diritti di cittadinanza a questi bambini, a tutti i bambini, a prescindere dalle loro origini, dalle loro condizioni, dal colore della pelle, della lingua che parlano, eccetera, eccetera. Questo è un principio fondamentale dal punto di vista delle pratiche inclusive a livello pedagogico. Allora, la questione oggi che si pone, quello che dicevo prima, il fatto che c'è una forma di colonizzazione culturale
da parte anche degli insegnanti di questo modello clinico diagnostico, ovviamente questo è un modello che è basato, badate, su un principio molto preciso, che è quello di osservare per definire l'altro, che è una cosa diversa all'osservazione pedagogica che ha la base al principio di osservare per comprendere. Un conto è osservare per classificare e definire, un conto è osservare per comprendere. Alla base della possibilità di riconoscere le differenze c'è la comprensione, la capacità di mettersi all'ascolto, la capacità di conoscere il bambino, i bambini, la loro storia, la loro biografia. Sentivo ieri che si parlava di biografie, quindi la loro storia sociale, culturale, familiare, di prendere in considerazione i loro vissuti. Vi faccio un esempio di come può essere agito anche sul piano educativo questo modello di osservazione per classificare e definire rispetto all'apprendimento del linguaggio. Primo, dove si parlava di disturbi specifici dell'apprendimento, cioè disturbi, cosiddetti disturbi della lettoscrittura. E prendo quello che diceva Maria Montessori. Maria Montessori diceva all'insegnante di scuola elementare: quando vi arriva un bambino di 6 anni nella vostra classe, e questo bambino spesso non sa ancora leggere e scrivere, non partite dal presupposto che questo bambino è un analfabeto linguistico-culturale, perché non lo è. Questo bambino costruisce, parla, usa delle piccole frasi, e queste frasi sono legate ai suoi vissuti, alla sua storia, e sono qualcosa per lui molto importante, di profondo. Allora, se questo bambino, quando comincia ad esprimersi in classe, allora non so se è così in Brasile, ma in Italia esiste la lingua nazionale e poi esistono dei dialetti locali, regionali, e soprattutto nelle classi popolari si usano molto i dialetti. Quindi il bambino arriva alla prima elementare e si esprime come si esprime sua mamma, suo babbo, suo papà, no? E la maestra, detentrice del sapere pedagogico, linguistico, cassa il bambino e dice: tu stai sbagliando, non si parla così. È sbagliato, è scorretto grammaticalmente. Ma la domanda che l'insegnante si deve fare è: ma questo tipo di intervento come viene vissuto dal bambino? Perché se io dico al bambino di 6 anni tu parli in modo scorretto, l'interpretazione che ne fa il bambino immediata è che non è le frasi, le parole che lui pronuncia che sono scorrette, è lui che è sbagliato, è lui che è scorretto, è lui e la sua famiglia. Quindi a livello simbolico, vedete, in un processo di comunicazione immediato, quotidiano, nelle relazioni e nella gestione delle dinamiche delle relazioni, questo bambino viene immediatamente discriminato e si provoca già in quel momento una situazione di umiliazione, di violenza psicologica, simbolica, umana, no? Perché questo bambino sente dentro di sé qualcosa di una ferita, come se si dovesse portare fin dall'inizio del suo percorso scolastico una ferita, perché lui è sbagliato, perché gliel'ha detto il maestro, gliel'ha detto la maestra, no? Allora, questo mi porta a dire, a fare un'altra, qui vi ho messo 2 citazioni rispetto a questo. Bisogna stare molto attenti nelle categorie che noi utilizziamo per interpretare le cose. E per esempio, grande filosofo francese Albert Camus
diceva: dare un nome sbagliato alle cose contribuisce all'infelicità del mondo. Cioè, per esempio, quello che ho detto prima, come dire, ho dato un nome sbagliato a un modo di essere di quel bambino e ho contribuito all'infelicità di quel bambino, no? Oppure, se io ho un bambino disabile in classe e in qualche modo continuamente io lo tratto come se fosse meno degli altri, o gli faccio capire in tutti i miei comportamenti che lui vale meno degli altri, beh, è chiaro che io contribuisco in questo caso, anche in questo caso, all'infelicità e quindi alla cancellazione della dignità di questo bambino. Poi un'altra cosa, Diderot, il filosofo francese, tra l'altro ha scritto due lettere filosofiche straordinarie, una che si chiama Lettere filosofica per i sordi ad uso di quelli che intendono, e l'altra Lettere filosofica sui ciechi ad uso di quelli che vedono. E Diderot, che era molto brillante, molto critico, Diderot decostruiva continuamente le categorie dominanti della sua epoca, e a un certo punto dice: una cosa sono le leggi dei naturalisti. Sapete che le scienze naturali nascono alla fine del Settecento. Fondatore delle scienze naturali, delle tassonomie, dei sistemi di classificazione delle specie vegetali e animali, è creato da un signore che si chiamava Buffon a Parigi. E Diderot prendeva spesso in giro il signor Buffon, perché dice: sì, tu hai delle tue tabelle, hai delle tue classificazioni, no? Beh, un conto sono le tue tabelle, un'altra cosa è la natura, che è molto più varia e molto più complessa delle tue tabelle. C'è uno scrittore italiano che su questo tema delle classificazioni, grande scrittore linguista italiano ancora vivo, che fra l'altro insegna all'Università di Bologna, che è Umberto Eco, che ha scritto un bel libro intitolato Kant e l'ornitorinco. Sapete, l'ornitorinco è questo strano animale che ancora oggi i naturalisti non sono riusciti ad infilare in nessuna casella, perché non si sa che cos'è. È un uccello perché ha un becco, è un pesce perché va nell'acqua, è fatto come un pesce, è un mammifero perché ha dei polmoni come un bambino. Che cos'è sto coso qua? È un ibrido, no? Allora, e questo è interessante, perché le classificazioni tendono a ridurre la complessità, a semplificare, e il riduzionismo e la semplificazione trasformano sempre l'altro in un oggetto, attivano un processo di reificazione, di cosificazione, cioè il bambino che ha le difficoltà di lettoscritture diventa improvvisamente un oggetto di analisi per lo psichiatra di turno, che dice: vabbè, ha dei disturbi dell'apprendimento. Il bambino che è un pochino turbolento diventa improvvisamente un bambino con deficit di attenzione e iperattività. E il bambino che, come dire, non accetta molto l'autorità e soprattutto l'autoritarismo dell'insegnante, diventa un bambino borderline con degli atteggiamenti oppositivi, no? Allora, questo tipo di categorizzazione trasforma automaticamente il bambino in un'etichetta, in un oggetto, e non esiste più come persona con una storia, con dei vissuti, con dei sentimenti,
con delle emozioni, no? Allora questo oggi è un grande problema, perché questa etichetta che viene messa sul bambino, come diceva Vygotsky, se ne parlava prima, viene interiorizzata dal bambino. E Vygotsky faceva una distinzione fondamentale tra il deficit e l'handicap. E diceva Vygotsky, un bambino con deficit, un bambino cieco, un bambino sordo, anche un bambino con difficoltà a livello cognitivo, non è automaticamente un bambino deficitario, cioè non è automaticamente un bambino, fra virgolette, handicappato. L'handicap è una conseguenza sociale, è il prodotto, la conseguenza dell'interazione tra il soggetto con deficit e il contesto e le dinamiche del contesto. Se io vivo in un contesto che mi rifiuta, che mi etichetta negativamente continuamente, io finisco per pensare che sono questa etichetta. E diceva Vygotsky, finisco anche per pensare che non posso fare anche quello che potrei fare, no? Allora, cosa si può pedagogicamente o si deve fare, si dovrebbe fare? E io qui mi riferisco a un approccio educativo che è quello di un grande educatore francese, l'ho citato prima, che era Célestin Freinet, che è morto nel 1965, è l'inventore del metodo dell'apprendimento cooperativo nei gruppi. E Freinet, vi racconto rapidamente questo episodio per dare un esempio, poi magari sono poi delle domande nella discussione che potremo riparlare. E Freinet in fondo utilizza una metodologia che assomiglia molto a quello che ha teorizzato anche Vygotsky. Vygotsky ha sviluppato una pedagogia delle mediazioni, cioè creare delle situazioni educative attraverso delle mediazioni dove per esempio l'insegnante non è più un trasmettitore, non è più detentore di un potere di controllo, l'insegnante è un facilitatore della comunicazione e degli apprendimenti, è semplicemente un consulente del gruppo, no? Freinet si ritrova nel sud della Francia in un piccolo villaggio della campagna povera del sud della Francia negli anni 20 con dei bambini che provenivano da famiglie, contadini analfabete, e lui all'inizio della sua carriera come maestro di scuola elementare, come dire, facevano tutti i maestri, fanno ancora tutti i maestri, prova ad insegnare questi bambini a leggere, a scrivere, a fare dei conti, e si rende conto che a un certo punto metà classe non viene più in classe, non viene più a scuola, che non interessa i bambini, tra l'altro tra di loro c'è anche un bambino molto turbolento, oggi si parla molto di bullismo, sarebbe etichettato come bullo, disturbava di altro, tantino aggressivo. Allora Freinet un giorno vede tornare i bambini e entrare questo ragazzo un po' turbolente e gli dice: senti, vai dal bidello e chiedi un martello al bidello. E il ragazzo 12-13 anni è sorpreso, cioè, perché chiede di andare a prendere un martello? E va dal bidello e torna in classe e dice: avvicinati. Allora gli dice: vedi questa, la cattedra? Sì, signor maestro. Distruggila, demolisce la cattedra. Il bambino è sorpreso: come, signor maestro? Fallo. Ma davvero? Fallo. E il bambino, quello più turbolente, comincia a spaccare la cattedra. Poi ovviamente Freinet vede gli altri bambini sorpresi, dice: alzatevi, aiutatelo. Allora si mettono a demolire la cattedra, apre la finestra e dice: buttatela dalla finestra. E lì comincia l'esperienza
di relazione con i bambini, perché aveva spezzata la gerarchia, non c'era più la cattedra, non c'era più il detentore del potere, c'era un altro potere, il potere distribuito collettivamente, e Freinet, assieme ai suoi ragazzi, utilizza la mediazione della costruzione di una tipografia di legno che costruiscono con le loro mani per imparare a leggere, a scrivere e stampare i loro testi. Allora, questo è un modello di cooperazione educativo e penso che è quello che dovrebbero fare gli insegnanti. In fondo è lavorare su quello che Vygotsky chiamava la zona di sviluppo prossimale, cioè creare quelle mediazioni che permettono a tutti i bambini, perché ognuna delle cose da dare e da fare ha delle particolarità, di esprimere il proprio potenziale. E finisco con delle citazioni di Freinet. Tra l'altro io sto preparando in questo momento in Italia un libro che verrà pubblicato sulla pedagogia di Freinet. E Freinet dice questo. Questo è rivolto agli insegnanti. Era molto severo verso gli insegnanti. E dice, dato che non potevano gli insegnanti, dato che non potevano più volare, i maestri da strapasso hanno tentato di tagliare le ali alle loro vittime. Maestri da strapasso, vittime i loro alunni, gli hanno tarpate le ali. Poi aggiunge, l'educazione deve sapere che ogni bambino porta in sé incredibili potenzialità di vita e di azione. Poi Freinet, la sua pedagogia ha una dimensione politica. Ecco, la pedagogia, l'apprendimento cooperativo di Freinet non è il cooperative learning dei fratelli Johnson. Freinet non crede nel modello capitalistico, nella competitività, nella concorrenza, è molto critico verso questo modello di società. E Freinet critica, scrive, la pedagogia del capitale che guarda la natura e i rapporti umani con i paraocchi deformanti del solo profitto mercantile. E finisco con quest'ultima citazione. E vedete come dalla Francia all'Italia al Brasile ci sono, come dire, tante cose in comune da parte di chi da anni storicamente resiste di fronte a una società che è fondamentalmente disumanizzante. E Freinet scrive questo: noi, la sua utopia pedagogica, noi educatore popolare, lui scrive un libro intitolato La scuola del popolo, noi invece insegneremo ai bambini a essere se stessi, integrati nel processo sociale, certo, ma animati dall'eminente dignità di colui che sa comprendere, sentire e dirigere l'attività essenziale della sua vita, ad innalzarsi per mezzo del lavoro intelligente collettivo ad una cultura che è esattamente l'opposto dell'asservimento contemporaneo. Con il lavoro rigenerato, noi educatori popolari, restituiremo all'individuo in seno alla società tutta la sua virtù umana, prima tappa fondamentale verso l'emancipazione e il progresso. Grazie.